Radio Music. Dramatik in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vorn. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 85 Runden und Schumacher ist wieder im Rennen. Ci siamo, nuova puntata di quelli della Formula 1. Siamo in diretta con questa sigla che dà la carica, perché ci vuole un po' di carica dopo quello che abbiamo visto oggi nelle prove libere. Aspetta. Schumacher. E sì, allora ci siamo, la nostra sigla sta andando in sottofondo e non poteva mancare Riccardo. Ecco a tutti, benvenuti. Allora, dicevo prima, ci vuole questa sigla che dà la carica dopo quello che hai visto, più che altro, io so perché me l'hai raccontato, nelle prove libere di oggi. Eh sì, purtroppo è stata una brutta delusione, diciamo, mettiamolo in questo modo. Ci si aspettava dei risultati. Nel frattempo è passato Leclerc sotto casa tua. Purtroppo ci si aspettava dei grandi risultati da parte della Ferrari, vedendo quello che si diceva che avrebbe portato in questa gara, ma siamo rimasti delusi dai risultati sia dell'FP1 che della prova libera 2, dove nella prova libera 1 la Ferrari, Leclerc ha chiuso decimo e Vettel dodicesimo. Però in queste prove libere hanno girato con le gomme medie, quindi gomme meno performanti rispetto a Hamilton, che aveva girato con le soft. Però è stato deludente, cioè si aspettava qualcosa in più. Infatti qua si parla di Red Bull, che potrebbe a sto punto arrivare alla pole domani, se si faranno le qualifiche. Sì, spero. Allora, anche da tifoso ferrarista, sì. Spero che se non fa la pole Ferrari faccia la Red Bull al posto della Mercedes. Piuttosto che le Mercedes, dici tu, esatto, sì. Meglio la Red Bull. Infatti mi stanno anche più simpatiche, mi sta anche molto più simpatico Verstappen di Hamilton. Però sai, se mantengono i risultati delle prove libere 2, Leclerc parte nono. Sì. E non c'è tra questi Norris, dovrebbe essere come si dice penalizzato, quindi parte ottavo Leclerc. Ok, perché è penalizzato? Per un'irregolarità. Ma quindi nella macchina? No, durante tipo le prove. Ah, ok, ha commesso un'irregolarità, ok. Sì, quindi lo fanno partire. Ah, è vero, sì, penalità per Norris, 3 posizioni in griglia, vediamo se è ufficiale. Allora, è ufficiale. Il pilota della McLaren è sanzionato per un sorpasso su Gasly nelle FP1, quindi sì. Nelle prove libere 1, durante il regime di bandiere gialle, 3 posizioni in griglia e 2 punti in meno su super licenza. Ricordiamo, con più infrazioni salti una gara. Ok, e tipo i punti della patente, insomma, sì. Funziona alla stessa maniera. E ricordiamo che uno dei piloti che ha saltato una gara, che corre tuttora, è Grosjean, tanti anni fa. È vero. E però non è mai successo a Verstappen, mi sembra, che lui comunque di regolarità ne ha commesse, tempi a dire. Sì. Però non gli è mai successo.
e quindi penalità di 3 posizioni in griglia per Lando Norris nel GP di domenica. Non si sa neanche a questo punto se domani ci saranno le prove libere, perché sono previsti temporali e quindi qualifiche a rischio. In arrivo forti temporali su Spielberg e le qualifiche potrebbero essere annullate. Se così fosse, la griglia di partenza di GP verrebbe determinata dalla classifica delle seconde libere di venerdì. Domenica prevista gara asciutta. Qui tutte le previsioni poi le potete trovare su Sky Sport F1. Sì. Come siamo professionali questa sera. Finalmente sì, ho trovato le notizie, che l'altra volta ho fatto una critica molto pesante a Sky. In realtà io non avevo pensato di andare sul sito di Sky Sport F1, dove avrei trovato tutto. Quindi colpa mia, chiedo scusa a Chiedi Sky. Scusa, appunto. Chiedo scusa a Sky. Allora andiamo col primo brano di questa sera, che ci dà ancora più carica, e poi torniamo qui perché c'è tanto da dire su quello che è successo oggi. Mi raccomando, c'è da ballare qua. But mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Yeah, hold now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get hood now. Sweat, baby, sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting 2 thumbs up. You've had enough of 2-hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You clean up with a mop and bucket like the lost catacombs of Egypt. Only God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be specific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize and advise high tide B5, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, your love is just my glow. And then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Boom Boom Touch di Dino Brown, e questa era appunto un remix di The Bad Touch. Torniamo a parlare di prove libere di Formula 1, perché come ho detto prima c'è ancora tanto da dire. Sì, parliamo. Allora, noi abbiamo detto che prima le Ferrari ci hanno deluso, perché sì, con i risultati delle prove libere sono evidenti le difficoltà riscontrate ancora dalla Ferrari, però noi avevamo detto settimana scorsa che la Ferrari probabilmente questa settimana avrebbe portato qualche novità. Sì. Ha portato infatti una l'anteriore nuova e un fondo nuovo,
che ha dato qualche riscontro positivo, perché ha migliorato la guidabilità della Ferrari. Ok, però, quindi sarà contento Vettel. Sì, infatti si trova abbastanza bene. Però ricordiamo, adesso passando un attimo all'FP2, che il Vettel ha fatto il sedicesimo tempo, però gli è stato tolto il giro per essere uscito fuori dal cordolo, okay, con tutta la macchia. Quindi magari sarebbe stato vicino a Leclerc come tempo. Ecco, esatto, giro. Perché ricordiamo, per chi magari non conosce bene i regolamenti, quando esci dalla pista con tutta la macchina si attiva una penalità sia nelle qualifiche che nelle prove libere, ecco, quindi non viene considerato quel tempo come valido, ecco. Ma diciamolo anche che in gara questa cosa, se viene fatta più volte, porta a uno stop and go. Sì, però deve essere ripetuta più volte, invece durante le qualifiche, le prove libere, anche solo una volta nel giro viene tolto il giro, perché comunque può esserci un vantaggio nel tagliare una curva, nel entrare in pista comunque, nel uscire di pista comunque con la macchina. A parte questa parentesi, stavi dicendo? Mi sono perso pure io. no, beh, colpa mia, però sai, bisogna anche pensare a chi magari non conosce bene, no? Sì, no, le certo, regole. è ovvio. Stavamo dicendo, parlando della Ferrari, delle novità portate, sì, in pista. Il fondo e l'ala, hai detto. Sì, che stavo dicendo che ha portato a migliorie nella guidabilità della macchina, sì. Però perde ancora tanto in velocità di punta. Okay. Perché le altre macchine che fanno sul dritto a massima potenza 320 e passa, 300, fai 325, la Ferrari fa 318. E quindi perde sempre nella prima parte del circuito, dove sono due rettilinei, quello che porta dalla prima curva porta al primo settore e poi il rettilineo che viene dopo. Quindi bisogna sperare che in Ungheria portino un'evoluzione del motore. Ok, e sarà fattibile secondo te questa, proprio un tuo parere personale, ecco? Allora, secondo me il motore portarlo in Ungheria cambierebbe poco, perché in realtà non è una pista da velocità di punta alte. Ok. Cioè una pista molto più guidata che con i rettilini, ce n'è uno o due, massimo due rettilini, quindi serve relativamente a poco il motore nuovo lì. Okay. Poi da lì si andrà a Silverstone, secondo me dovrebbero portarlo a Silverstone più che in Ungheria. Ok, quindi alla fine vediamo anche questo weekend notte fonda. Speriamo di no. Di casa. Speriamo di no. Sì, speriamo di no, però io non mi sbilancio ovviamente. Partire ottavo, se dovessero ottenere questi risultati, partirebbe ottavo Leclerc e Vettel quindicesimo. No, neanche, rimarrebbe sedicesimo, perché con la penalizzazione di Norris scenderebbe all'undicesimo posto e Vettel è sedicesimo, quindi non cambia niente. No, mi sono perso un attimo via, cosa mi hai detto? Notte fonda Ferrari, questo l'ho detto, ecco, anche questo weekend. Sì. E speriamo di no, non mi sbilancio, l'ho detto prima, ma con i risultati attuali, se non succede qualcosa come la gara scorsa, va a finire che stavolta Leclerc il podio non lo vede neanche col binocolo. Ok. Beh, c'è anche da dire una cosa però, la Ferrari non deve sperare... non deve sperare sempre che le sfortune altrui o comunque nella come si dice, oddio, nel talento di Leclerc, nel senso che non vorrei che la Ferrari lungo andare si areni sul tanto Leclerc è bravo e riesce a ottenere comunque risultati e va bene così, ecco. No, deve essere lei che porta una macchina all'altezza del pilota.
Esatto, perché come ha detto Manzini domenica scorsa, dategli una macchina a questo ragazzo, perché se avesse avuto la macchina al top avrebbe vinto il Gran Premio. Sì, sicuramente. Sicuro. Come Albon avrebbe vinto il Gran Premio se non ci fosse stato il contatto con Hamilton? Con Hamilton, sicuro. Ma sicuramente aveva un passo più veloce delle Mercedes. Però anche le Mercedes comunque non sono tanto in forma. Perché continuano ad avere problemi comunque. Bottas nelle prove libere, allora nelle prove libere 1 è stato primo Hamilton. Ok. E nelle prove libere 2 è arrivato secondo Bottas. Comunque nelle prove libere 1, nelle prime due posizioni ci sono sempre Hamilton e Bottas, e quindi la superiorità della Mercedes e della Red Bull è evidente rispetto alle altre. Ok, no, ma io dico proprio di affidabilità. La Mercedes non è così in forma da quel punto di vista. No, infatti quindi anche la Mercedes potremmo vederla finalmente, è brutto da dire, ritirata. Però mi è sorto, okay, allora, da ferrarista, perdonatemelo, cioè nel senso, dopo tanti anni finalmente un po' di problemi anche per loro, dai. Ok, allora in questo momento alla prima curva c'è un incidente, si ritirano i primi 7, Leclerc passa primo e vince il Gran Premio, mettiamolo in questo modo. No, beh, così non sarebbe neanche bello, nel senso che io vorrei vedere la Ferrari e magari conquistarsi. Esatto. Come un kamikaze dentro agli altri, in mezzo a tutti. Allora, le cose sono due che potrebbero succedere: o Verstappen impazzisce, gli parte l'embolo e fa fuori le Mercedes, e le butta fuori di pista a mo' di autoscontro, il che è assurdo. Ma quello che volevo dire io era: finalmente anche loro si stanno avendo dei problemi, nel senso che finora hanno sempre vinto facile, quest'anno per quello che possiamo vedere come inizio, perché comunque siamo solo all'inizio, anche loro stanno comunque lottando contro loro stessi, contro i loro stessi, sì, problemi. Quindi insomma, diciamo che non è perfetta come esatto, anche perché vediamo Verstappen potrebbe vedere la pole, quindi insomma parliamo della Red Bull, che è stata assente anche la Red Bull per tanti anni comunque. E comunque Hamilton, se partissero così, se partono così, parte sesto. Dai, ci vuole un po' che anche lui impari un po' a guidare quella macchina da dietro e non sempre da davanti. E si prende mezzo secondo da Verstappen. Quindi o ha avuto qualche problema. Ah no, ti spiego anche perché gli hanno tolto il giro a Hamilton. Anche lui sarebbe stato secondo. Ecco perché è sesto. Per lo stesso motivo, perché qui io non vedo nulla riguardo Hamilton. Allora, vediamo. Allora, intanto... Sì, ma non guardare l'inizio, perché all'inizio alla fine hanno fatto passo di gara, quindi... non c'è nessuna notizia su Hamilton all'inizio, alla fine delle prove libere. Ok, va bene, quindi insomma questo è quello che si è visto oggi nella FP1. Passiamo alla FP2. Beh, allora la FP2 è andato più o meno, no scusa, in questo qua che ti stavo dicendo sto parlando della FP2. Ok. Di Hamilton che ha preso la penalità. Sì. Ok. Nell'FP2 praticamente non è successo niente di che. È andato più o meno allo stesso modo. C'è stato l'incidente di Ricciardo nei primi giri che ha portato i commissari a esporre la bandiera rossa. Ok. Ma non è successo niente di che. La Ferrari non ha dimostrato nulla, perché con Leclerc non e Vettel sedicesimo sarebbe potuto essere ottavo o settimo, Vettel poco più avanti di o poco più indietro di Leclerc. Però quello che si è visto in realtà è il passo gara Ferrari, che è di un passo di 1.095, che è un passo simile a quello che hanno Stroll e Sainz. Sì. Quindi un passo da quarto posto
circa. Infatti sì. Stroll risulta aver avuto il quarto tempo e Perez gli è davanti con il terzo tempo. E c'è un distacco di 5 millesimi comunque. La Mercedes ha fatto il passo con le rosse, quindi gomme soft. Gomme soft, ok. Ha mantenuto un passo dell'1.8 e un 8 e mezzo, un 8 alto. Quindi c'è circa 8 decimi di distacco tra la Ferrari col gomma gialla e la Mercedes con gomma rossa. Ok. Il resto non è successo niente di rilevante. Ma c'è una cosa da dire, che noi prima dicevamo, settimana scorsa dicevamo del lockdown delle factory che non hanno lavorato. Sì. La Honda ha potuto lavorare durante il lockdown. Ok, quindi per quello che la Red Bull è così avvantaggiata, performante, sì. E tu dammi tu un commento su queste prove libere, su quello che puoi leggere tu, ovviamente. Allora, io purtroppo non le ho potute vedere, però quello che ho potuto vedere adesso, sto guardando i tempi, ok, i millesimi di stacchi, non ho neanche da dire, nel senso che comunque non mi aspettavo, ecco, non mi aspettavo una Red Bull così avanti, così tanto avanti, ma non me l'aspettavo, ma me lo sentivo che prima o poi sarebbe arrivata, ma non mi aspettavo una Racing Point così avanti, e neanche non è una sorpresa, abbiamo detto anche settimana scorsa. Non è una sorpresa, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, però insomma, anche si è riconfermata comunque. Okay. Sì, sì, sì. Ecco. E anche le McLaren comunque. Quindi, insomma, abbiamo Sainz che forse ha sentito la nostra puntata, quello che ho detto lunedì, e si sta facendo vedere perché è al quinto tempo e ha 6 millesimi di distacco da Stroll. E vediamo anche un'altra cosa. Vediamo quello che abbiamo detto lunedì di Stroll, ovvero Perez gli è davanti, Stroll gli è dietro. Sì. Quindi insomma c'è anche tanto da dire su questo. E però io direi che più notte fonda Ferrari e più notte fonda Haas. Beh, la Haas sì, è notte più che fonda anche per la Haas. 18esimo e 19esimo tempo. Cioè. Diciamo che tutte le monoposto che montano un motore Ferrari sono in difficoltà. Sì, sì. Sia l'Alfa Romeo che la Haas. Sì, ma infatti è assurdo, nel senso che passami il termine, il buon Enzo Ferrari si sarà rivoltato nella tomba già 4-5 volte. Beh, sì, ovviamente la scorsa gara, queste qualifiche, gli anni passati, insomma, più che 4-5 volte ormai non ne potrà più neanche lui, vorrà un attimo rilassarsi. Se fosse stato lui, Vettel non correva già più per la Ferrari. Tutto può essere, tutto può essere, però ripeto, quello che ti ho detto oggi, no? A un certo punto si sono concentrati sul mercato piloti, sul far fuori in qualche modo Vettel, però avrebbero dovuto prima verificare e accertarsi che la macchina fosse competitiva e poi in un secondo momento pensare all'anno prossimo, perché comunque loro con questa cosa di non rinnovare Vettel hanno pensato all'anno prossimo. Io avrei pensato prima a quest'anno e che la macchina fosse performante. A un certo punto, ragazzi, la macchina com'è? È competitiva? È al top? Bene, ok, allora pensiamo al mercato piloti e pensiamo di prendere Sainz. Sì, però forse qualcosa è stato tralasciato, no? Poi ripeto, è sempre facile parlare dal divano, è sempre facile parlare da casa, poi noi non sappiamo come lavorano e tutto quanto, però insomma forse se la macchina è così, qualcosa che è andato storto c'è stato. Sì, ma il problema è che la Ferrari prende non dal primo, che è Hamilton o chissà qua, o un altro Verstappen che sia, prende un secondo intero dalle prestazioni che faceva l'anno scorso. Sì, sì, ma infatti, ripeto, qualcosa che non è andato, cioè, adesso loro hanno portato il fondo, hanno portato l'ala e già qualcosa è migliorato.
Però il problema è il motore. Il problema è, sì, esatto, il problema rimane il motore. E tra l'altro, ecco quello che ti volevo chiedere era, negli onboard di oggi il suono del motore come non è cambiato niente. E allora lì mi sa che è proprio il motore che, sì, sì, che non c'è. Proprio un rumoraccio. Sembra quasi una motocross, un cinquantino. Ti ho detto, una Panda degli anni 80. Ma a parte la Panda degli anni 80, ma anche la 320 dell'Airbus va più veloce della, sì, Ferrari. Cioè, nel senso. Sì, stiamo, sì, parlando, sì, di. Cos'è che hai detto? 300? Velocità, cosa? Di punta? Velocità 318 di punta? Contro 325 circa. L'Airbus la supera. Sì, vabbè, a sì, parte sì, paragoni assurdi, quello è un aereo e tutto quanto. Allora andiamo col prossimo brano e poi torniamo qui perché la puntata è lunga. Vengo era la notte, uomini e strade, e chi non può dormire, e anche il mio passo le infinite stanze di questa casa albergo troppo grande, e sfilerò le perle delle tue parole dal filo del tempo, ma il mio è un pensiero che non fa rumore, un'ombra dileguata al primo sole. E tu mi rivolgi una voce di schiena, chiedi un futuro che valga la pena, ma posso darti solo questo istante e il passo del mio cuore dilettante. Dannazione, mio grido, mia quiete, mio torto, mia ragione. Dietro ad una curva dei miei pensieri ti ho vista passare, ma la tua voce era così distante ed il mio passo sempre più pesante. E avremo un'altra scusa buona per aspettare, per prendere tempo, solo una storia che ci raccontiamo per somigliare a quello che non siamo. E tu, la stessa faccia, l'identica scena, chiedi un domani che valga la pena, è una carezza che non sia dovuta, ma ho solamente una risposta muta. E come va a orare, non sentire niente, risalire il tempo contro la corrente, di incontrarmi il giorno in cui mi sono perso, per diventare stesso e poi tornare indietro, una faccia nuova, avere tutto da imparare ancora e poi sederti accanto e sussurrarti appena come il racconto di una vita intera.
Massimo Ranieri con Mia Ragione, canzone uscita a febbraio e non l'ho ancora sentita una volta in una radio, neanche una radio l'ha passata e l'ho passata io, modestamente, Radio Music, Musica 360 gradi, grande maestro Massimo Ranieri che non si smentisce mai, continuerà a rimanere immortale per sempre. Torniamo a parlare di Formula 1 con Riccardo. Certo. Abbiamo detto più o meno tutto sull'FP1 e FP2, però una delle notizie che è uscita ieri, ufficiale, è il ritorno di Alonso in Formula 1. Esattamente. In Renault. Tu come la vedi? Forse ne abbiamo già parlato, forse l'abbiamo già detto. Sì, ne abbiamo parlato lunedì e non ti ho dato una risposta tanto confortante, nel senso che non pensavo che alla fine la Renault sarebbe stato davvero ufficiale, lo prendesse, però in realtà poi ci ho pensato dopo la diretta, ci ho pensato e ho detto però alla fine Alonso ritorna in Renault, non è che arriva il Renault, ritorna il Renault, e lui il Renault aveva fatto dei grandi risultati, quindi insomma secondo me ci sarà da divertirsi se Alonso è rimasto lo stesso Alonso. Poi questa ci saranno gli audio, cioè noi team radio GP2 engine. Speriamo di no, perché vuol dire che no, però nel senso Alonso mi è sempre piaciuto molto come pilota. Sì. Ecco, anni fa per me c'erano Alonso e Vettel. Alonso che correva in Ferrari e Vettel per la Red Bull. E quando vinceva Vettel io ero contento comunque, perché proprio mi piaceva come pilota, tuttora mi piace. Sarebbe, mi dispiace molto che lui sia in questa condizione di come si dice, di tabula rasa, ovvero di non combinare nulla. Questo mi dispiace molto, perché è un 4 volte campione del mondo che ha dimostrato negli anni passati di avere talento innanzitutto e di poter ottenere dei bei risultati. Alonso è stata la stessa cosa. Alonso in realtà in Ferrari poi non ha avuto anche lui supporto dalla macchina, quindi non ma è non stato ha mai avuto una macchina vincente, no, Alonso. Esatto. Ma se per questo, se ci pensi, forse l'anno scorso Vettel poteva avere una chance e se le è bruciate tutte su ma non aveva la macchina vincente 2 anni fa, semmai. L'anno scorso la Ferrari era molto più avanti rispetto agli anni passati. No, era in difficoltà la prima gara. Ok, sì, che poi ha fatto 7 pole position di fila tra Leclerc e Vettel, però era in difficoltà le prime gare. Sì, era in difficoltà, è vero, però... Poi ha portato un super motore e quello ha fatto la differenza. Ma forse nel 2017, tu stai parlando del 2017 poteva avere una chance, dici, ma... Sì, no, forse 2017 o 2018. Beh, 2017 ci fu quelle modifiche che le macchine entravano velocissime in curva. Beh, anche adesso lo sono. Sì, vabbè, ma adesso ci abbiamo fatto l'abitudine. Quando arrivarono quelle modifiche nel 2017, insomma, vedevamo... Avevano la pinna dietro. Esatto, cioè, le macchine veramente fu una, non dico proprio una rivoluzione, però comunque un grosso passo in avanti. Un ritorno un po' al passato con le gomme larghe. Ecco, parlando di gomme larghe e velocità in curva, non so se l'abbiamo detto lunedì, ma mi sembra di no, le ruote sterzanti della Mercedes, tu cosa ne pensi? No, non l'abbiamo detto, perché l'ho letto qualche, mi sembra l'altro ieri. Ok, non l'abbiamo detto, perfetto, lo diciamo e adesso. Non credo sia vero, cioè non so quanto sia vera quella notizia. Come sono poi su internet le notizie? Sì, sì. Beh. Magari dicono Vettel in Red Bull, magari Vettel non ci va. Quindi le gomme, certo, le gomme sterzanti danno aiuto a chiudere tipo le penso, non sono un esperto, poi quindi potrei dire una cosa errata. Aiutano a magari in chiusura delle curve, in uscita, secondo me danno una mano in tal senso. Ma è una cosa regolare questa? Secondo me no. Ok. Quanto, secondo me, tanto come il DAS, che non è regolare. No, anche perché io, va bene, so i regolamenti, ma non forse tu ne sai più di me di regolamenti, non sono così aggiornato. No, ne so quanto te. Ah, ok. No, perché mi è solito questa cosa, parlando di queste ruote sterzanti,
ripeto, non la vedo una cosa tanto regolare. No, non è regolare perché non si è mai sentita alla fine. Sì, sì. Se no l'avrebbero fatto tutti. Ma non si è neanche vista, però, in realtà, Non si è neanche vista. Ma con l'occhio quello di... come si chiama? Quello di Sky, quello che c'è nello stanzino, che non mi ricordo il nome. Quest'anno ce ne sono due negli stanzini. Quello Matteo Bobbi. Matteo Bobbi, sì. Con l'occhio di Matteo Bobbi che ha visto il DAS col suo occhio, sicuramente l'avrebbe notato. No, no, certo, beh. Poi loro hanno sono abituati a notare i particolari. Quindi, insomma, ecco, questa era la tua opinione sulle ruote sterzanti. Di cosa vogliamo parlare adesso? Di quello che rimane? Ecco, vogliamo parlare del Mugello, che è un ritorno ufficiale. Sì, è doveroso, dai, è doveroso. È bello sapere di avere un'altra gara in Italia. Dopo quasi 14 anni dall'ultima volta, che era stata Imola. Sì. Siamo a un debutto di una pista che io sono andato perché sono andato a vedere le MotoGP in quella pista lì. È una pista spettacolare, è fatta di sali e scendi, sì. È molto tecnica, pochi rettilini ma tanto guidata, cioè, o meglio, il rettilineo è uno solo, quello di partenza, che è lunghissimo. Sì, pensa sì. Che lì le MotoGP raggiungono i 350 all'ora. Sarebbe bello lì raggiungesse anche la Ferrari. E se la MotoGP raggiunge i 350, non so quanto la Formula 1 faccia. Ecco, ti sei corretto in tempo. Quanto la Formula 1 possa fare e non la Ferrari? Posso fare. E secondo me darebbe spettacolo la Formula 1 al Mugello. E si parla appunto di una possibilità di far entrare un pubblico, quello dei Ferrari fan club. Ok. E quindi qualcuno potrebbe andare a vederlo. Tu l'hai mai vista, cioè, le foto del Mugello? No, ho visto, lo conosco bene il Mugello per un motivo. Quando è uscita l'Alfa Giulia, le prove, i test dell'Alfa Giulia sono stati fatti sul circuito del Mugello, e avevo visto il test drive al Mugello, quindi è una pista che conosco. Più o meno le curve sai come sono fatte. Più o meno sì, infatti la mia domanda è, quello che mi chiedo, le Formula 1 di adesso come potrebbero risultare su quella pista? Allora, sarà molto difficile vedere sorpassi. Se non sul rettilineo di partenza, sì, che sì. È più lungo, quindi anche senza il DRS in scia sarebbe facile, è facile il sorpasso. E il resto, se tu l'hai visto, è una pista guidata, non ci sono, come abbiamo detto prima, non ci sono rettilini e niente. Non potrebbe risultare un po' noiosa la gara? Potrebbe darsi. Per come è fatta la pista, sì. Poi è anche vero che comunque ci sono piloti, come in questo caso Leclerc, che è della Ferrari, piuttosto che Verstappen, che potrebbero azzardare magari qualcosa e dare un po' più di brio. È un Leclerc che si butta dentro il correntaio, non è male. Non sarebbe male. Se sai come è fatto, sai qual è il correntaio. Allora, il correntaio... No, mi sfugge. Siamo un po' così perché non conosco più io, perché seguo di più le MotoGP. Le MotoGP, quindi, sì. Beh, la cerco al volo. Correntaio, hai detto. Allora. Basta andare su Wikipedia e la foto. Mugello, vediamo. Allora, tanto... Correntaio, curva 12, Mugello. Esci dalla Palagio. Ah, eccola. Ma che dalla Scarpeia Palagio esci in scia e ti metti all'interno e passi al correntaio. Mamma mia, sarebbe spettacolare. O alle Biondetti prima della Bucine. No, ho già visto com'è la foto della curva e
pensare a un sorpasso lì sarebbe alla Buccine, no, al correntaio. La Buccine e il correntaio sono simili in fatto di curva, sono due curve che girano, vedi come sono fatte. Allora, aspetta che avevo dove cavolo è finita la foto? Ok, della pista intera, eccola qua. Allora, correntaio sono simili. Buccine, sì, è vero, sì, sono simili. Beh, vedere dei sorpassi lì sarebbe. E vedi, tu esci dalla Buccine, sì, prendi la scia e poi guarda quanto è lungo in rettilineo. Sì. Prima del traguardo, se sei in scia, non lo sorpassi facilmente prima del traguardo. Correntaio, Palagio. Beh, sì, sarebbe spettacolare, una roba del genere. Beh, tutta quella in discesa è la Casanova Savelli, la S in discesa. Pensa che qui le MotoGP girano sul passo sull'1,50, secondo me Ferrari, le Formula 1 girano sull'1,30, 1,20, 1,30. Ma sarà anche interessante vedere i piloti giovani, nuovi, correre su una pista così. E la Ferrari è avanti su questa pista, ha già girato. È vero, sì, è vero, Leclerc sì, ha già girato, anche Vettel tra l'altro. Forse Vettel ha fatto in tempo a vederla in campionato, in Mugello. Cosa? O forse no, non ha fatto in tempo Vettel. Non in che senso, aspetto. A vedere, a correre nel mondiale al Mugello. Ma non ha mai corso al Mugello la Formula 1. Ha corso sempre a Imola. A Imola, sì, è vero. Okay. Sì, Vettel. No, Vettel non ha fatto in tempo a correre a Imola. A Imola no. Perché Vettel ha debuttato nel 2007, hanno corso a Imola fino al 2006. Quindi per un anno non ha fatto in tempo. Bene, ora possiamo andare con il nostro prossimo brano. Esatto, Passoni conduttore. Il prossimo brano, eccolo qua. Sueltes el hilo, sabes, estoy patino, es un show, no vacilo. Acércate, te digo, deslizo tu ombligo, mi mano, tu cadera, Y vívelo, siéntelo, pásalo, dime qué es lo que tu mamita me está escondiendo ahí. Ella tiene swing, nunca tiene fin, dale preta ahí, bebé. Neki, Mazzoni, suena, suelta la fiera, prende candela, porque el que escribe está en la novela y nadie se mueva, todo está al amanecer. Oye, tú sigues prendida, te llevo escondida y tan lejos es tu amiga, cogemos la vía que casi de día tu hilo, que opíname, oye, mala mía. Hey, put a cap on, Emily, this big town, dancing like a beast from, take a booty hot girl, let her bring it down. Bring it down, bring it, bring it down, gonna bring it down. What? I see you, oh, oh, oh. Tú no dejas provocarme, dime qué va a pasar, ay, 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 yeah. Y mira y la mía van marcando la guía, yo ya no aguanto más, yeah. Contigo yo quiero perderme, olvidarme del tiempo, flotando me siento con toque perverso, te imagino y no sabes lo que es. Yo te hago lo que a tu manera me pidas siquiera, pa' no hay que problema, música la nueva, está dura, está buena, Amazon y en la vena, pa' toque el que quiera un poco este flow. Ready for the club song. Get down.
Bring It Down, Jack Mazzoni. Questa era una canzone molto estiva e che tra l'altro nell'ultima puntata di stagione di Un Mondo di Musica ci sarà tutta musica così molto estiva, e anche appunto parleremo, vi faremo sentire tutte le tormentoni dell'estate passate. Quindi torniamo a parlare di Formula 1. Ecco, siamo in dirittura d'arrivo, però vogliamo soffermarci su alcune considerazioni. Tu cosa ti aspetti da se dovessero fare le qualifiche domani e la gara? Cosa mi aspetto? Non so più neanche io cosa aspettarmi, ti dico la verità. Beh, diciamo che ne abbiamo parlato anche prima, però se tu dovessi dare una classifica d'arrivo, come la daresti? Cioè, chi metteresti in prima posizione? Verstappen. Secondo? Secondo ci metterei Bottas, poi... Leclerc terzo? Sì. Sì, Hamilton sarebbe... fuori gara? Ritirato per problema tecnico? Hamilton no, magari non fuori gara, però subito quarto, ecco. Sì. Oppure, ahimè, mi aspetterei anche il contrario. Hamilton e Leclerc. Beh, sì, dai, non c'è male. Anch'io più o meno la stessa cosa. Metterei primo Verstappen, secondo Super Max. Super Fucsia. Super Max Verstappen. Secondo Bottas, terzo Hamilton, e la Ferrari non la vedo sul podio. Poi come settimana scorsa poi succede tutto in modo diverso. La settimana scorsa avevo detto che la Ferrari non sarebbe salita sul podio, poi è successo. Ok, quindi di quello che hai detto settimana scorsa, la Ferrari non sale sul podio perché ha portato la Ferrari non parte neanche in seconda fila. Ha portato fortuna, quindi diciamo la Ferrari non salirà sul podio, in modo che nella speranza. Però abbiamo sempre parlato male di Stroll, abbiamo sempre detto che è tutto il talento così. Sì, che era comandato. Oggi è ancora qua, è ancora lì davanti, quarto. Sì, beh, sembra fare l'altalina, su giù, non si capisce mai se sia veloce o meno. Vabbè, ma grazie, è seduto su una macchina che la Mercedes dell'anno scorso. Esatto, quindi insomma, abbiamo detto tutto. Potevi mettere anche, non so, chi è che puoi mettere, Arianto sulla Mercedes, va forte anche con quello. O Mazzacane, capito? Torna Gaston Mazzacane. Quindi ora siamo in dirittura d'arrivo. Sì, l'hai già detto anche prima. Sì. E la memoria è un po' corta, l'hai detto anche prima. Sì, no, lo so, ma siamo praticamente alla fine della puntata. Sì, ormai siamo quasi sul rettilineo. E vogliamo dare i nostri social? Se proprio dobbiamo, sì. Dai. Ok, allora non li diamo. No, diamo i nostri social, allora, parti tu con le tue foto, con le tue Il mio social è Riccardo Passoni su Instagram, dove posto, come lo dico sempre, foto e storie sulle puntate. Inerente alle puntate che ci saranno, esatto, la sera. Specifica. E poi il tuo social, tuo Instagram? Il mio Instagram è DJTonyOfficial e l'Instagram di Radio Music, stavolta dillo tu. È Radio... No, aspetta, Radio Music. No, basta. Licenziato. Basta. Licenziato. Un mondo di musica. No, licenziato. Basta. Non vedrete Radio più. Radio Music Insta. Bravo, ti sei salvato sul rettilineo. Sul proprio. Corner. Sì, ti sei salvato in calcio d'angolo. E cosa stavamo dicendo a parte le nostre cavolate? Stiamo dicendo dei social. Dei social, abbiamo esatto, detto... abbiamo detti. Diamo la programmazione per settimana prossima. Sì. Ci rivediamo lunedì sempre alle 7:30 per la puntata di Commenti in Griglia, per la seconda puntata, dove ci sarà un confronto acceso come al solito. Parleremo ovviamente della gara che c'è stata domenica. Speriamo di parlare e di avere notizie buone. Ci saranno le pagelle, ovviamente, le famose pagelle di le pagelle di Passoni, le PP. Dovrei postarle anche su Instagram. Sì,
Le PP. D'ora in poi le chiameremo le PP, le pagelle di Passoni. Le PDP, le PDP, le pagelle, sì, le pagelle di Passoni. E niente, poi giovedì sempre alle 7:30 con la puntata di Un Mondo di Musica, sì, dedicata l'ultima dedicata a Vasco, giusto? Vasco. E scusate, non domenica, ma venerdì prossimo, la puntata di quelli della Formula 1, in cui parleremo ancora delle prove libere e esatto, ci confronteremo come sempre. Come sempre, perché poi ci sarà un altro Gran Premio di seguito che sarà sarà dov'è che è quello lì? Ungheria. In Ungheria, dove forse la Ferrari porterà delle reali modifiche costruttive. Speriamo, insomma. Speriamo di sì. Quello che non diciamo mai è che è importante, innanzitutto, non l'abbiamo mai detto, però è importante condividere i link ogni dove di Spreaker, di Radio Music, di Spreaker. Sì. È importante che condividete i link in ogni dove, sui vostri profili Facebook, Twitter, Periscope, Twitch, ovunque. Perché è importante questa cosa. Sì. E inoltre è importante che se, insomma, qualcuno fosse interessato alla Formula 1 o alla musica o a qualsiasi altro argomento, e in cui ovviamente trattiamo qui su Radio Music, è importante ascoltare le differite, venire su Instagram, perché comunque è importante che venite su Instagram, vi ridiamo apposta i nostri social, in modo che venite a seguirci, perché lì poi ci sono tutti gli aggiornamenti, c'è tanta roba, c'è veramente tanta roba, e dopo ogni diretta c'è sempre il saluto finale con il video che vi rimanda alla prossima puntata, in questo caso quella di lunedì. Però è importante questo, non l'abbiamo mai detto, ma condividere il link. Bene, ora siamo ai saluti. Esattamente, siamo ai saluti. Vi ringraziamo per l'ascolto, ringrazio te. Io ringrazio te per la tua disponibilità, come sempre. E ci vediamo. Ci sentiamo lunedì alle 19:30 con commento in griglia. Abbiamo sottofondo musicale, buona serata a tutti, buon weekend di gara, a lunedì. Francesco Gabbani con Il Sudore Ci Appiccica. Ciao a tutti, buona serata. Cos'è che conta veramente se la gente fra l'altro ti volevo dire che la vita non è male. Fra l'altro cosa ci vuoi fare sopra queste scale, un po' si scende un po' si sale, pertanto probabilmente il numero uno non conta niente. Comunque non conta più niente se invece di darsi la gente prende. E comunque si balla come bolle nell'aria e si tagga la faccia che riaperta la caccia. E comunque si bacia l'italiana banana, cuori impavidi a galla, culi sigari a fana, banana. Bacia, bacia, picchia, picchia, bacia e picchia. Il sudore ci appiccica. Il sudore ci appiccica. Accipicchia. Fra l'altro giorno mi sentivo quasi un altro, invece sono lo stesso dalla fine di un amplesso. I genitori fanno i figli e i figli genitori, sul letto, sotto un tetto, tutti dentro. Fra l'altro ti volevo dire che la vita non è male. Oh yeah. Amico, cosa mi fai fare? Rubi, 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 poi ci tocca ripagare. Che tanto sicuramente il ladro più furbo non ruba niente. Arriva, sorride, si gira, tradisce, rapina e sparisce. E comunque si balla come bolle nell'aria e si tagga la faccia che riaperta la caccia. E comunque si bacia l'italiana banana, cuore in padiglia a galla, culi sigari a fana, banana. Bacia, bacia, picchia, picchia, bacia e picchia. Il sudore ci appiccica. Il sudore ci appiccica. Accipicchia. Tuttavia voglio andare via, ma non trovo la stazione. Scapperò con un aquilone che mi aspetta sul portone. Tuttavia qui da casa mia vedo poco la nazione. Vedo molto bene bananine e bananone. E comunque si balla come bolle nell'aria e si tagga la faccia che riaperta la caccia. E comunque si bacia l'italiana banana, cuori impavidi a galla, culi e sigari a fana, banana. Bacia, bacia, picchia, picchia.
altro ti volevo dire. No, niente.